Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video diverso dal solito. Oggi Sergio nei commenti di Cats mi ha chiesto se potevo provare a portare What The N, che è il gioco che sta portando Ciccio Gamer sul suo canale. Un gioco sempre per Android molto interessante, potete trovare il link qua sotto in descrizione o tranquillamente cercandolo su Play Store. Visto che è una cosa diversa dal solito, vi invito ad arrivare a 200 like per questo video, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e andiamo a vedere come inizia questo gioco. Allora, ci fa iniziare con una sorta di trailer per farci capire come funziona. Ok, ci fa evocare una tizia bella cicciona e cattivona che ha una bella mazza difensori sempre davanti, giustamente sui difensori. Ok, quindi va anche con classi di tipologia diversa. Vediamo L1 che classe è. Ok, diciamo che sembra come il Tower Defender che giocavo con i gatti sopra il mio cellulare, però con le classi. Quella è un tiratore, quindi giustamente sta indietro. Questo penso sia una classe melee, visto che c'ha l'arma fisica. Sono belli i pet dell'avversario. Combattenti, fragile ma fanno le bue. Carina la cosa. Oppela, vai di cattiveria. Tank, te li metti tu davanti, perfetto. Ok, possiamo evocarne altri? No, posso evocarne in più. Sì, è il Tower Defend. Uguale, perfettamente uguale. Ok, l'abbiamo ammazzato molto facile. No, bellissima la gallina. E sono bellissimi i personaggi da vedere. Una cassa? Ok. Carta, risorse, monete, gemme, angela casalinga disperata che penso sia il tank, un fulmine che penso faccia dei danni, molto interessante, è un tower defend in pratica. Ci troviamo sulla schermata del gioco iniziale, possiamo vedere che è a livelli, prendi il pollo, cioè che devo fare? Ok, mi sta facendo fare un combattimento su cui devo prendere un pollo, adesso vediamo. Ok, vai, partiamo, tank, tank davanti, giustamente arciere dietro, vai. Il tank va sempre davanti, lui ha sbagliato, infatti l'ha messa al contrario, penso che sia fatta apposta dal computer per farci capire un po' come funziona. Posso utilizzare il fulmine giustamente sulle unità che stanno dietro, così almeno le ammazziamo prima, molto facile in questa maniera. Vai, evoca tutto, perfetto, giustamente le energie si ricaricano e ci sono sicuramente esserini che hanno il costo maggiore da utilizzare. A questo punto è meglio utilizzare tanti ranged e un tank davanti e ammazziamo il nostro avversario subito. Molto simpatico come cosa, anche molto semplice sinceramente. Vediamo un po'. Un'altra cassa di tipologia diversa. Monete, carte risorse, punti esperienza. Papà Arkinson, che sarebbe quello di con l'arco che abbiamo utilizzato prima. E un altro fulmine, wow. Ok, Joe sotto qualunque, che sarebbe appunto il DPS. Ok, quindi ci stanno anche i chest opening in questo gioco, molto particolare. Regalo di benvenuto, collega di un Facebook per richiedere 5.000 di oro. Mi collego un attimo ragazzi e torno. Mi sono collegato con successo al mio account e mi danno le 5.000 monete d'oro. Molto gentili, molto gentili. Allora, vediamo un po'. Qua ci dà un punto esclamativo, ci dice che possiamo potenziare lui. Ah, forziere giornaliero gratuito. Oh, questo ci interessa tanto. Monete, un papà Arkinson in più, così possiamo potenziarli, in stile Clash Royale, insomma. Angela casalinga, per 3, ottimo. E ci danno anche per adesso 50 monete gratis, non so perché. Ci stanno dando tutto gratis adesso, va bene. Beh, la prima volta sicuramente ci regalano un po' di robina. Ok, abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere gratis. Allora, sblocca la missione a livello 7. Penso che di qua possiamo andare a vedere le nostre carte a poterle potenziare. Si potenziano con le monete d'oro che ci hanno dato, visto che ne abbiamo 5.000 grazie al fatto che ci siamo collegati con Facebook. Ce ne abbiamo molti di più. Ok, stiamo potenziando tutta la nostra squadra, mi sembra giusto. Avevamo le carte, quindi è giusto farlo, ok? Il fulmine non lo possiamo potenziare perché ce l'abbiamo uno su due. E qui si possono sbloccare anche incantesimi nuovi, vedo. Qui abbiamo la mappa appunto del gioco che ci dice che in determinate zone ci sono anche le chest dopo che le abbiamo superate. Abbiamo delle varie opzioni con aiuto, recupera account, la licenza e le varie lingue. Per fortuna c'è l'italiano in questo gioco, quindi siamo molto contenti di questo. Direi di provare ad andare sulla mappa a questo punto e farci un'altra bella battaglia, vai. Visto che è un tower defend a turni è molto divertente. Ok, sta iniziando la battaglia contro Big Bag Enemy. Oddio, quello c'ha una talpa, che cos'è? Vai. Di cattiveria a tutti i primi tre, giustamente. Vai, vai, uccidilo. Ma perché sta prendendo danni lui se... Non ha molto senso questa cosa. E voilà. Su quelli dietro, mamma mia, shottati quasi tutti tranne il robottone. Il nostro tank regge tutto, la nostra bellissima cuoca. Gli stiamo mandando di tutto e di più. Oh, ha evocato un robottone, la cuoca sta rischiando male, eh. Però i nostri arcieri sono troppi ormai. E ciao Big Bad Enemy, adios. Shottata malamente. All'inizio sarà molto semplice questo gioco, penso che andando avanti diventerà più complesso. Ok, vittoria e ci danno un'altra bella cassa. Una cassa ogni partita è ottimo. Più 6 monete, punti esperienza.
Ralph lo spacca tutto comune. È andare da vedere questa carta. Joe sotto qualunque potenziabile. Bene, va bene così. Pare che uno. Posso andare a potenziare il nostro bellissimo papà Arkinson. Vai, potenzialo. Ok, avevamo le carte per farlo, quindi è aumentata la salute. E è ottimo per un arciere. Io direi di continuare. Dai, andiamo a fare un'altra bella battaglia. Dov'è? Qua. Voglio arrivare a quella cassa. Mi intriga tanto. E eccoci, siamo pronti alla partenza. Oh, la carta si è auto-equipaggiata, quella nuova. Molto interessante la cosa. Qua mi sa che ci voleva un fulminetto. Però glielo tirerei adesso che si ammucchiano un po'. Ok, ne ho ammazzati un po'. Vai, altro arciere da dietro, mamma mia. La cattiveria. Stiamo resistendo, però siamo un po' pressati, ho notato, eh. Ok, vai, altro arciere. Gli arcieri sono la base in questo gruppo, sinceramente. Potrei anche prendere e evocare lui con 7. Vediamo un po' se ce la facciamo. Oddio, quanto è grosso. E dietro gli mettiamo un altro arciere. Vai che la nostra tank con la padella fa tutto. È enorme. Oh, sta reggendo tutti. Gli arcieri stanno facendo il loro lavoro. Quello ciccione neanche ci arriva contro l'avversario, mi sa. Guardate gli arcieri. La cattiveria, mamma mia. Dai che mo ci arriva lui. Oh, ha colpito. Ho visto sparare il coso grosso. Tira una cannonata, mi sa. Però si è fermato prima. E anche questa viene vinta molto facile. Esattamente sono, come vi ho detto, quelli della storia. Quindi 7 monete, punti esperienza. Angela casalinga disperata comune. E Ralph lo spacca tutto. GG. Questo si chiama Puzzi. Voglio Puzzi. Ok, dai. Sono salita di livello, ragazzi. Statistiche più 50, risorse più 20. Buono, buono. Visto che ci stiamo e non posso potenziare niente, passo ad un'altra battaglia. Vai, la numero 4. Dai che siamo vicini alla cassa. Voglio arrivare almeno alla cassa per questa puntata. Combatti. E parte la nostra battaglia. Si parte immediatamente col tank. Ok. Oh, lui c'ha il goblinino. Vai, di cattiveria. Ok, loro si stanno cominciando ad ammucchiare. Penso che funzioni molto bene se faccio così. Mamma mia, la cattiveria. Il fulmine spacca veramente tanto. Mettiamo i goblin. No, mi hanno ammazzato il tank. Ok, i goblin fanno una vagonata di danni, però sono molto fragili da quello che ho visto. Ok, vai. Sto evocando tutte le unità piccole, perché pure lui sta facendo in questa maniera. A parte quello che penso sia il suo tank. Guardate i goblin come corrono. Oh, miseria, le botte che tirano a Big Bag Enemy. Ah, hanno evocato il coso grosso, vai. I goblin muoiono troppo facile. Vai, vai tancone, bentornata. Ok, arcieri alle spalle, che gli vanno a dare supporto. Il goblin lo supera, è quella la cosa. Gli arcieri stanno facendo il tutto, ragazzi. Gli arcieri sono la classe perfetta per questi combattimenti. E i goblin, quando non ci sono unità, spacca l'avversario. E vittoria anche questa. Dai, è così. Altra cassa. Monete, carte, risorse, più 7. Punti, esperienza. Puzzi, vai, potenziabile. Fulmine, che lo possiamo potenziare. Giù sotto qualunque comune. Ok, molto comodo. Oh, ragazzi, guardate un po' che cosa mi è arrivato. Hakuna Matata, ragazzi, ecco di un po' di aiuto. Quindi Ciccio Gamer ci aiuta, vai, richiedi. Ultima battaglia, andiamo a prenderci la nostra bellissima chest. Voglio aprirla a tutti i costi. E si parte con la battaglia, vai. Allora, abbiamo capito che funziona in questa maniera. Ok, lui sicuramente ammucchierà un po' di gente. Io voglio andare di cattiveria stavolta, mi metto il tancone. Gli arcieri faranno tutto il loro sporco lavoro, mentre la nostra tancona starà lì a reggere tutto. Oh, ci ha tirato lui il fulmine. Questo non è un bene. Ok. Oh, che cannonate che tira quello. Molto lente, ma le tira. Oh, vai goblin. Vai goblin. Spaccagli tutto. La cattiveria del goblin è impressionante, eh. Ok, vai arciere. Arcieri assolutamente. Guardalo. No, l'ha evocato pure lui il coso grosso. Non posso evocare lei. Fammi evocare un'altra tank, va. Ok, andiamo così con gli arcieri dietro. Goblin. Dai che dovrebbe andare bene. No, non voglio utilizzarla. Ok, vai. Tutta roba aggressive, di cattiveria. Peggio di Clash Royale comunque col fatto dell'energia, eh. Posso tirarglielo qua? Sì. Però non ho preso nessuno, sono tardo. L'ho sprecato, ma tanto l'abbiamo ucciso facilmente. Vittoria anche questa volta.
Ok. Oh, questa è la cassa nuova. 34 monete, buono. Punti esperienza più 20. Ralph spacca tutto potenziabile. Luzzi, che è nuovo, questo non l'avevo mai visto, raro oltretutto, GG. Voglio vedere quella carta nuova che cosa ci combina. Vediamo un po' dov'è. Dov'è? Non lo vedo, non lo vedo. Eccolo. Questo è quello nuovo, costa 6 di energia. Che cosa fa? Classe Jolly, fazione Orda, salute 45, attacco 50 normale, veloce movimento, attesa 25 secondi. Ha delle abilità fendenti, gli attacchi colpiscono tutti i nemici a portata, enorme. E prevenzione migliorata, a volte rallenta tutti gli eroi nemici in area. Potente sto tizio, veramente potente. Ragazzi, anch'io adesso ho Ciccio Gamer come personaggio profilo del gioco. Mi è bastato direttamente andare nelle offerte del momento e ci diceva se volevamo ottenerlo direttamente. Infatti l'ho cambiato e adesso ci abbiamo anche lui col paguro in mano sotto braccio, molto carino. Va bene ragazzi, questo è un gioco molto semplice e molto particolare. Se volete rivederlo sul canale, cerchiamo di arrivare a 200 like per questo video. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Ringrazio Sergio per avermelo consigliato, volevo provarlo effettivamente. E ci vediamo alla prossima puntata.